Vieni dalla villa? È ancora lì, Max? Sì. Ben. Io ti ringrazio. Ti ringrazio di avermi cercato per tutto questo tempo. Che cosa... sarebbe successo se non mi avessi trovata? Ti avrei trovato anche in capo al mondo. Io l'ho sognato. Ho sognato sempre che tu mi dicessi queste parole. Così tanto che tu mi dicessi queste parole. Ho seguito Max e ho trovato la baita. Ti ho trovata, ti avrei trovata anche in capo al mondo. Tranquilla, non dire nient'altro. È tutto finito. È tutto finito. Non hai più niente da temere. Ora ci siamo noi qui con te. Ho intenzione di fuggire da nessuno, né da te né dalla stampa. E facendo la parte della vittima, ti sei solo resa molto ridicola. Davvero? I tuoi soci, quelli che mi hanno chiamata, sembravano di tutt'altra opinione. Ma anche tu avrai ricevuto parecchie telefonate. Ho questioni più importanti di cui parlare e vorrei restare solo, va bene? Quando si decide a portare via le sue cose e a sparire. Direi che si è proprio messa in testa di riconquistarti. Ma scusa, ormai dovrebbe esserle ben chiaro che non tornerò mai più con lei, dopo tutto quello che ha fatto. A quanto pare no. E finché rimane qui, può sorvegliarti a meraviglia. Già. Avrei dovuto dirle quello che è successo con Max e che è di nuovo qua? No, io ritengo che sia molto meglio che lei sappia il meno possibile. E che si intrometta il meno possibile. Prima o poi lo verrà a sapere comunque, finché rimane sotto il tuo stesso tetto. Più continuo a rifletterci e più mi convinco del fatto che Max e Annabel abbiano agito insieme. Ma perché Max lo avrebbe fatto? L'avrà messo sotto pressione o lo ha ricattato. E se Annabel avesse saputo che Max fingeva di avere un tumore? Beh, Max avrebbe voluto che non lo dicesse. Già. E lei si è tenuta la lettera di Nina per continuare ad averlo in pugno. Questo spiegherebbe anche perché Max, il giorno del tuo compleanno, ti abbia trascinato a quell'incontro con la stampa. Lo avrebbe fatto su ordine di Annabel. Max ha agito così per tenere al sicuro il suo segreto, anche se per fare ciò ha dovuto allearsi con lei.
E quindi sarebbe anche chiaro perché abbia deciso di prestarsi al finto attentato. Voleva evitare a tutti i costi che si scoprisse la sua bugia. Noi non ci siamo resi conto di quanto fossero gravi i suoi problemi. Già, perché ci siamo concentrati sul tumore. Ricard mi ha detto della lettera. Max non ha mai avuto alcun tumore. Ben, ma che cosa stai dicendo? Elsa è così. Si è inventato questa storia per far sì che restassi con lui. Che cosa? E noi ci siamo cascati tutti. Non può essere vero. Già, lo avrei voluto anch'io. Voleva la tua compassione perché ti occupassi di lui. Finché non ho scoperto tutto e non ho deciso di lasciarlo. Allora mi è rapita. È una cosa davvero assurda. Sì, è così. Era da tanto che sapevi che ti mentiva? No. Quando l'ho scoperto ho deciso di andarmene con Paola. Ho scritto le lettere a Birgit e a Richard e appena mi sono messa in viaggio, Max... Quelle lettere, che fine hanno fatto? Le ho date a Annabel perché le recapitasse lei. Cosa che sembra aver fatto solo ora. Come? Scusa? Riccardo ha accennato al fatto di aver appena ricevuto la tua lettera. Vuoi dire che Annabel se l'è tenute? Voi mi avreste trovata molto prima se aveste saputo tutto. Beh, sì, Max è rimasto a Falkenthal e se avessi saputo delle lettere, io avrei agito diversamente. Ma perché Annabel l'ha fatto? Che cosa sperava di ottenere? E magari sapeva anche del rapimento. Calmati. La cosa importante è che tu e Paola siate al sicuro e che tu ora ti riposi un po'. Grazie di averci ospitate. Tu e Paola ovviamente potete rimanere finché volete. Allora, cosa vogliamo fare adesso? Non possiamo tenere Max rinchiuso in camera per sempre. Domani mattina parlerò con lui, di Annabel. Di quello che è successo tra loro e di quello che lei ha in mente. E poi rilascerò una deposizione come testimone delle azioni di Annabel. Penso che in questo momento Max abbia bisogno di un po' di riposo e anche di assistenza medica. Sono sicuro che è stata tutta un'idea di Annabel. Cosa? Il finto tumore e il rapimento. Richard, senti, so che sei molto arrabbiato con lei, ma non è possibile... Credi davvero che lui abbia ideato tutto da solo? Elena, è nostro figlio. Lo conosciamo bene. No, non lo conosciamo più. La prigionia in Sud America probabilmente lo ha cambiato molto più di quanto credessimo. Solo che non l'abbiamo capito. Che cosa vuoi dire? Che laggiù ha sofferto molto. E che in realtà noi non ci siamo mai chiesti se lui avesse riportato dei danni psicologici. Ma dai, ce ne saremmo accorti. È sempre riuscito a controllarsi. O non sarebbe stato così convincente con le sue menzogne? Ma come può aver escogitato tutto, anche il rapimento? Già, tutto fa pensare proprio che si sia lasciato manipolare da Annabel. E lei è molto brava in questo, lo sappiamo. Sono così preoccupata per Max. Lo sono tanto anch'io. Torno a vedere come sta. Sei stato molto gentile ad invitarmi da Lanzino. Beh, è il posto migliore. Può portare via, abbiamo finito. O vuoi ancora qualcosa? No, grazie, sono sazio. Io prendo un dessert, sempre se per te va bene. Sì, prendilo pure, ma certo. Allora vorrei frutti di bosco ghiacciati. Una porzione di frutti di bosco. Un sorbetto di limone con cialda e panna. Esatto. E tu?
Io sto bene così, grazie. Come fai ad essere sazio? Hai mangiato solo un'insalata. Beh, ecco. Devi scusarmi. Vado un attimo alla toilette. Mike, tutto perfetto. È appena andato in bagno, probabilmente pagherà lui. Pensa davvero di vincere quella stupida scommessa? Ma sì, contro uno spendaccione accondiscendente come Colia, Eric ha poche chance. Da te come va? Ho delle belle inquadrature, ma potrebbero... Oh, sta tornando! Oh, è squisito, devi provarlo, vuoi? Grazie. Amo l'anzino, potrei venire qua ogni giorno. Ben, devo chiederti scusa. Per cosa? Per non aver creduto che Nina potesse essere davvero in pericolo. Non ho preso sul serio la tua preoccupazione. Ehi, neanche io sapevo cosa stava succedendo. Avevo soltanto un presentimento. E il tuo presentimento a quanto pare era giusto? Sinceramente avrei preferito fosse sbagliato. Ma non scordare che ha salvato la vita di Nina. Fortunatamente ci ha messo sulle sue tracce. E pensare che io ero addirittura gelosa. Lo so. È comprensibile, hai visto tuo marito che stava in pena per Nina e senza un apparente motivo. Non era senza motivo. Ehi, vieni qui. Elsa. Non c'è niente di cui tu ti debba scusare. O niente per cui tu ti debba sentire in colpa. O non c'è niente. D'ora in poi mi fiderò ciecamente di te. I tuoi presentimenti mi fanno stare più tranquilla nel caso succedesse qualcosa. È meglio se a Mike non raccontiamo niente di tutto ciò. Va bene. Ad ogni modo tornerà più tardi perché è uscita con Lissi. Ora le scrivo che Nina e Paola dormiranno in camera sua. Preparo il letto per Mike in salotto. Vado. Annabelle non si ferma proprio davanti a niente. Non invidio certo Richard van Weyden. Beh, la mia compassione arriva fino a un certo punto. In fin dei conti è lui che l'ha sposata. Comunque prima o poi mostrerà a qualcuno il suo vero volto. Se non ci fosse di mezzo Annabelle, probabilmente rifletterei subito sulla proposta di Richard van Weyden. E che ne dici dei tuoi progetti di andare in pensione? Finché rimane lei non cambiano. E tu pensi di resistere senza il tuo lavoro? Ma certo! Ho lavorato per tutta la vita, ci sono sempre stata per gli altri. Già, è proprio per questo che dovresti cominciare a pensare a te stessa, Eva. Esatto. Cosa stai facendo? Cucino, no? Ah, cucini. Ma abbiamo già mangiato. Questa zuppa è per domani, deve riposare tutta la notte. Oh, aspettate! Vado io. Eva. Sì? Io ti conosco da più di 30 anni. Non riuscirai a stare così facilmente senza lavorare. Certo che non ci riuscirò, ma ci sono migliaia di altre belle cose che si possono fare. Ad esempio? Ad esempio... Cosa? Non è possibile. Caro Richard, non è facile per me scriverti questa lettera. Preferirei che fosse Max a raccontarti queste cose. Lui ha mentito a tutti noi. A me, a te, a tutta la famiglia. Non c'è mai stato nessun tumore al cervello. Ha inventato tutto perché sperava di riuscire a legarmi a sé.
È di Nina e me l'hai tenuta nascosta. Perché? Di cosa stai parlando? Del fatto che questa lettera mi è arrivata solo adesso. E c'è solo una persona tra tutte quelle che io conosco che lo avrebbe potuto fare intenzionalmente. Ora mi devo assumere la responsabilità di ogni cosa che succede qui? Certo. Perché la responsabilità è tua. La stai facendo un po' troppo facile. Tu sapevi cosa c'era scritto? Non so cosa ci sia in quella lettera. E non mi interessa per niente quello che ha da dire Nina. Tu sapevi cosa c'era scritto in quella lettera e che Max aveva simulato di avere un tumore perché c'eri tu dietro a tutto. Oh, e dimmi, come avrei potuto fare? Lo hai manipolato perché ideasse questa farsa. Lo hai messo sotto pressione. Perciò ti sei tenuto la lettera. Non volevi che le sue bugie fossero scoperte. Tutto questo è assurdo. Max ha inventato da solo la storia del tumore. Conosco bene mio figlio. Non lo farebbe mai. E invece sì. Per legare a sé Nina e per poter riavere la sua famiglia. È scritto nella lettera. Quindi l'hai letta. Devo solo chiedere a Nina quando te l'ha data. Nina, pensavo fosse partita. Ciò non significa che io non possa telefonarle. E allora chiediglielo. Oh, per l'amor del cielo. Non può essere vero, ma c'era anche Paola. Già. Max alla fine ha preso con sé anche Paola. Voleva andare via con tutti e due contro il volere di Nina. Spero che Paola non abbia capito quello che stava succedendo. E ora come stanno quelle poverine? Penso che dovremmo andare a vedere. No, no, adesso stanno riposando da Ben ed Elsa. Sono in ottime mani. E non sono ferite? No, a quanto pare no. Pagherai per tutto quello che hai fatto, Annabelle. Che vorresti dire? Max deporrà contro di te. Ora si starà con Nina. Ogni vacanza è destinata a finire. E vale anche per te. Presto verrai citata in giudizio. Lo capisco che tu sia molto arrabbiato per il fatto che Max ha finto di avere un tumore. Io sono molto arrabbiato perché tu hai distrutto la mia famiglia e perché hai il coraggio di presentarti ancora davanti a me. Victoria, io, Max, hai usato e manipolato tutti noi. Grazie a Dio lì si era in Inghilterra. La tua figlioletta ci pensa da sola a rovinare la sua reputazione. Che vuoi dire? Ah, non lo sai ancora? Perché non la smetti con i giochetti? Ecco, a pagina 3. Questo ti rende felice? Oddio, quanto si può essere meschini. Voglio solo dimostrarti che non puoi dare a me la responsabilità di tutto. Ah no? E chi è stato a portare qui la stampa allora? Perché non ti decidi finalmente a prendere le tue cose e a sparire? Questa è anche casa mia. E noi siamo ancora sposati. Solo sulla carta. Solo sulla carta e non ancora per molto. Non tornerò mai insieme a te. Mai. Sei quello che vuoi. Non lo voglio affatto. Bene, allora. Era buonissimo. Anche il mio. Non avrei mai pensato che tu fossi così dolce. Beh, come vedi, ti sbagliavi. Ma che cosa ha detto tuo padre della foto sul giornale? Non ci avrà fatto caso. Ha già tanti problemi con Annabelle. È bello che tu la prenda con disinvoltura. E cosa dovrei fare? Ormai è andata così. E poi, se posso dirtelo, la foto è venuta molto bene. Grazie. Ne prendiamo ancora uno. Dici davvero? Hai ragione, dovremmo andare a casa. Il conto, per possiamo favore, subito. Possiamo anche andare da un'altra parte. Potremmo andare al Cozy One. Si è fatto tardi, ora devo tornare a casa. Potremmo andare al lago, sai, là il tramonto è molto bello. Ecco, grazie mille. Potremmo comunque fare ancora qualcosa insieme. Non vuol dire che... Devo mettere qualcosa? No, grazie, volevo offrire io. Tenga il resto. La ringrazio. Grazie. Prego, è stata davvero una bella serata. Lo penso anch'io.
ti lascerò andare, mai più. Stacca, stacca. Dove stai andando? No, no. Nessuno ti verrà a cercare, perché nessuno sentirà la tua mancanza. Mi hai davvero deluso. Davvero deluso. Ben! Stacca, stacca, calma. Io ti amo. Potremmo essere di nuovo una famiglia, se vuoi. Mi dici così perché vuoi soltanto uscire no, da qui? No, no, Max, perché? Non è vero. Perché menti in questo modo? Se Ben non mi avesse trovata in tempo, Max avrebbe portato me e Paola chissà dove tra le montagne. Ben sapeva che io ero in pericolo. Lo ha avvertito, come nel mio sogno. Ho seguito Max e ho trovato la baita. Ti ho trovata. Ti avrei trovata anche in capo al mondo. E ha detto praticamente le stesse parole che mi ha detto nel sogno. Come sarebbe finita se tu non mi avessi trovata? Ti avrei trovata anche in capo al mondo. Forse sto ancora sognando. Forse sto ancora dormendo nella baita e domani mi risveglierò. No. Per fortuna questo non è un sogno. Posso stare tranquilla. Qui accanto dormono Ben e Elsa e nell'altra stanza c'è Paola. Finalmente siamo al sicuro. Buongiorno. 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 Come sta Max? Sono stato da lui. Stava dormendo profondamente. Credo che presto starà meglio. Speriamo. Io ne sono sicuro. Già, anche se continuo a chiedermi come andrà a finire questa storia. Per prima cosa ci racconterà quello che è successo e poi che ruolo ha avuto Annabelle in tutto ciò. Sempre che sia disposto a raccontarcelo. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Buongiorno, Lissy. Ah. Non fai colazione con noi? No, preferisco di no. Lissy. Vieni, siediti, devo parlare con te. È successa una cosa davvero molto grave. Sì, ho capito, adesso mi vuoi fare una predica. Ma io non ho fatto nient'altro che prendere il sole. Che ci posso fare se il fotografo passava di lì? Ah, ecco. Ma capisci che così puoi rovinare la nostra reputazione? Perché credi che io pensi alla nostra reputazione mentre prendo il sole? Ma dovresti farlo. Una signorina come te, una Van Weyden, deve sapersi comportare. E non vale anche per te? Non pensi che la foto in prima pagina ti possa danneggiare? Sai benissimo che io non c'entro niente. È tutta una messa in scena di Annabelle. Mm-hmm. E se lei non avesse avvisato quel fotografo, la mia foto non sarebbe mai stata scattata. È uguale. Fa attenzione a dove ti sdrai mezza nuda. Sei grande abbastanza. Ho molti altri pensieri. Non posso preoccuparmi anche di te. Ah, bene. Se è così, allora non continuerò a renderti la vita complicata. Che cosa vorrebbe dire, Lissy? Vado da un'amica per un paio di giorni, ciao. In realtà io volevo solo parlarle di Max. Come hai dormito? Bene. Mi sono addormentata piuttosto tardi. Anche io ho dormito bene. Davvero? Fantastico. Stai bene oggi, mamma? Sì, tesoro. Sto molto meglio. E allora, se oggi davvero ti senti meglio... Sì? Io posso andare da zio Tobias e zia Birgit e dai miei coniglietti? Certo che puoi andare. Perché non dovrei darti il permesso? Beh, altrimenti sarei rimasta qui e mi sarei presa cura di te. Ah, non ce n'è bisogno. Vai tranquillamente dai tuoi coniglietti. Io rimango qui ancora un po' e mi riposo. D'accordo, ma se ti serve qualcosa telefonami. Ti telefono comunque, tesoro.
Beh, se vuoi posso portarla io a casa di Tobias mentre vado in azienda. Sì, sarebbe fantastico, grazie. Allora dobbiamo andare, ti prepari? Sono già pronta. Ciao mamma. Ciao tesoro mio. Ciao. Ciao Ben. Ciao piccola. Tu riposati. Lo farò. Hop hop. Dai, vieni. Nina. Dai, dobbiamo andare. Nina. 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 No, Nina, adesso no. Rimani qui. Nina. 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 Sono a casa. Dov'è il mio telefono? Che strano. È chiuso a chiave. Ehi. Qualcuno mi sente? Sono qui in camera. Ogni volta che Max andava via, pensavo che non sarebbe più tornato. C'era poca luce nella baita. E poi mi sono accorta del fatto che l'acqua che mi portava conteneva dei sedativi. Che cosa? Ma come ha potuto farti questo? La cosa assurda è che era davvero convinto che io sarei tornata con lui. Mi ha detto che quando era prigioniero in Sud America ha capito quanto bisogno avesse lui di me e... E ora pensava che... sarebbe successo lo stesso se ti avesse imprigionata. Scusami, ma è malato. È davvero malato. Sì, è così. Ti ha mai fatto del male? Ti ha colpito? Ha cercato di... No, no, non l'ha fatto. Quando andrai a denunciarlo? Ci ho riflettuto e ho deciso che non lo farò. Nina, ma... Max deve pagare per ciò che ha fatto. Vuoi che se ne vada in giro libero o vuoi... Ben, ho sofferto moltissimo negli ultimi giorni. In tutta la mia vita non ho mai provato una simile paura. Ero molto, molto arrabbiata con Max. E ha ragione. Ha ragione. E ora non è più così. Ho capito che Max non ha bisogno della prigione, ma di ben altro. Lui ha bisogno di assistenza medica. Deve aver subito un grosso trauma in Sud America durante la prigionia. Non è mai stato visitato dopo il suo ritorno? No, non ha voluto. Probabilmente cercava di rimuovere tutto. Nina, sei sicura? Credo che riportare Max in prigione potrebbe essergli fatale. Sì, d'accordo, ma non capisco come tu possa avere tutti questi riguardi per uno che ti ha fatto così del male. Ben, io ho amato molto Max. E lui è il padre di mia figlia. Già. Purtroppo adesso devo proprio andare. Ce la fai a stare da sola? Sì. Cercherò di passare in giornata. Non ti preoccupare. Thank you.
sta adesso? Sta dormendo. Evidentemente il tranquillante era molto forte. Non posso ancora credere a quello che ha fatto. Come ci comportiamo con lui? Per prima cosa ha bisogno di molto riposo. Deve tornare in sé e poi potrà fare una deposizione. Una deposizione? Esatto. Dovrebbe denunciare se stesso. Deve testimoniare contro Annabel. Ma che cosa c'entra ora Annabel? È molto evidente che Max abbia agito insieme a lei, che si sia fatto manipolare da lei. Fatemi capire bene. Max ha attuato il rapimento da solo oppure no? Non lo sappiamo ancora. Ah, Ricard, ti prego. Comunque rimane il fatto che Annabel sia riuscita ad averlo in pugno. E chissà cosa lo ha costretto a fare. Lei sapeva della sua bugia da parecchio tempo. Ed è anche chiaro che si è servita di Max per inscenare l'attentato e per riuscire a dare la colpa a me. Solo lui può dimostrare la colpevolezza di Annabel e mandarla in prigione. Ma non dimenticate che appena Max rilascerà la sua deposizione, l'attenzione si sposterà sulla sua responsabilità. Max ammetterà le sue colpe. Le ha commesso anche perché vi era stato costretto da Annabel. Non sapeva più quello che faceva. Ed è esattamente quello che ha fatto con me. Neanch'io sapevo più cosa facevo. Ma io penso che Max avrà bisogno di tempo per riprendersi prima di testimoniare. Sì, naturalmente. Vado a vedere come sta. Ma mando, Rickard. Non pressarlo troppo. Non preoccuparti. Non mi chiedi com'è stata la mia serata? Com'è stata? Fantastica! Dai, racconta! Ci siamo divertiti molto! Da Lanzino? Già, ci siamo scatenati, naturalmente tutto a mie spese. Per il conto non ti invidio affatto. Fa comunque parte di una bella serata. Lissi era davvero colpita. Come l'ha dimostrato? Beh, un gentiluomo non parla di certe cose. Colia, hai vinto la scommessa oppure no? Ci sono andato a tanto così. Sì, e poi? E poi siamo stati interrotti dalla cameriera. Ma non importa, perché ricominceremo da dove ci siamo interrotti. Già, domani forse, perché oggi tocca a me. Non cantar vittoria, passo da te più tardi, a consolarti. Buongiorno, Rickard. Che spettacolo insolito. Purtroppo non posso dire lo stesso di te. Come ho già detto, io vivo ancora qui. Non hai più una domestica che possa portarti il tè di sopra. Devo andare a dirlo a Katarina o posso aiutarti io? Potresti aiutarmi scomparendo semplicemente dalla mia vita. E se quel tè non fosse per lui? Non potete tenerlo rinchiuso, lo state privando della sua libertà. E non credo proprio che gli possa giovare. Sì, hai ragione. Ma per il momento vogliamo proteggere Max da se stesso, fino a quando non starà meglio. E Nina cosa farà? Non vuole sporgere denuncia? No, per adesso no. Anche ha consentito a far portare Max qui a casa invece di consegnarlo alla polizia. Per fortuna. Per lui sarebbe davvero dura se dovesse finire in prigione. Avrebbe dovuto pensarci prima. Hagen, hai sentito che cosa ha detto mio padre? Dietro a tutto c'è sicuramente Annabel. Victoria, il rapimento è un reato molto grave e non importa se dietro c'è Annabel oppure no. Max avrebbe dovuto pensarci dall'inizio. Lui farà la sua deposizione e finalmente lei sparirà dalle nostre vite. Prima vediamo come starà Max in questi giorni. Quando si parla del diavolo... Mi fa piacere che stiate parlando di me, ma Rickard è forse malato? Perché dovrebbe? L'ho appena incontrato mentre saliva per andare in camera sua con il tè. Sì, Annabel, è la tua presenza che fa star male mio padre. Oh, e io che pensavo che fosse davvero malato. Qui sta guardando la lista dei cocktail. E qui? Qui sta cercando di baciarti. Guarda. E domani lo vedrà tutto il mondo. Che succede? Ah,
mio padre mi ha appena fatto una bella predica per colpa di quelle dannate foto. Oh no, si è arrabbiato molto. Ma io faccio tutto quello che vuole, lavoro persino in questo stupido reparto catering e non è mai soddisfatto di me. Ha sempre da ridire. È così dura? Sì, Victoria è la sua figlia preferita e subito dopo c'è Max. Perché non provi a parlare di nuovo con lui? No, gli ho detto che per un paio di giorni lo avrei lasciato in pace. Potrei dormire da te per un paio di notti? Di solito sì, ma stasera non è possibile. Da oggi abbiamo ospiti e io dovrò andare a dormire sul divano. Ah, siamo arrivati giusto in tempo. Posso chiedere per cosa? Ma per una pausa caffè con voi. Penso che questo sia il momento sbagliato. No, mi piace l'idea di una pausa caffè. Sentite, nella casa dove vivete con Tobias c'è sicuramente una camera per gli ospiti, vero? Per te, ma certo che sì. Per te di sicuro, puoi venire quando vuoi. Tu sei sempre la benvenuta. Bene. Max è stato rinchiuso per 2 anni. Se adesso lo consegnassimo alla polizia, verrebbe processato. Lo metterebbero in prigione e ne sarebbe completamente distrutto. Lui non ha bisogno di un giudice. Ha solo bisogno di aiuto, dell'aiuto di un medico. Sì? Katarina? No, sono Annabel van Weyden. Ah, Annabel. Nina? Sì, proprio io. Ah, come stai? Bene, grazie. Perché? Così, è una cosa che in genere si chiede. Ma tu di sicuro non lo fai senza un motivo. Che intendi dire? Beh, forse me lo chiedi perché sapevi che sarei stata rapita. Di che cosa stai parlando? Sei tenuta le mie lettere. Posso chiederti perché? Te lo ripeto, non so di cosa tu stia parlando. Richard ha ricevuto la tua lettera. E quando? Ieri? Beh, come faccio a sapere quando legge la sua posta? Vorrei parlare con lui. Al momento non è possibile. Va bene, allora provo al cellulare. Sì, fai così. Nina? Sono molto contenta che tu ti sia ripresa dopo il rapimento. Come se la cosa ti interessasse davvero. Hai già trovato un posto dove stare a Falkenthal? Sì, l'ho trovato. I signori Peterson ti avranno sicuramente accolta volentieri. E anche Paola, naturalmente. Sì, proprio così. Ma... Annabel, non c'è bisogno che ti preoccupi per me. Nina quindi è tornata. Allora Max non sarà lontano. Non volevo farle del male, ma lei ha deciso di partire con Paola senza di me. Ti rendi conto di che cosa hai fatto? È rapimento e privazione della libertà personale. Tu hai trattenuto Nina contro la sua volontà. E volevi farlo anche con Paola. Ma che cosa ti è preso, Max? Volevamo andare in vacanza. Nina sentiva nostalgia di Paola. Potresti finire in prigione, lo capisci? Ma se tu ora sei qui e non chiuso in prigione, devi solo ringraziare Nina. Nina? Sì, ha rinunciato a sporgere denuncia contro di te, almeno per adesso. Allora mi ha aiutato? Oh, sì che lo ha fatto. E dov'è? So soltanto che sta bene. Allora andrà tutto a posto. È quello che spero. Per un po' ti terremo qui, almeno finché le acque non si saranno calmate. E poi dovrai fare una deposizione. Che deposizione, scusa? Contro Annabel. Racconterai tutto quello che ha fatto, come è riuscita a farti pressione, come ha progettato l'attentato contro di me. Mi ama ancora. Max, mi stai ascoltando o no? È una cosa molto importante. Spero tanto che lei stia bene, e anche Paola. E quando potrò rivederle? Max, tu hai oltrepassato ogni limite, te ne rendi conto? Io dovevo lottare per lei, no?
Ma non dovevi farlo in questo modo. Vedrai che troveremo un sistema per tirarti fuori da questa situazione. Hai capito? E così andrà tutto bene. Sì, sicuramente. Ora riposati un po'. Devi riprenderti. Nina, andrà tutto bene. Sì. Che ci fai qui? Ora hai cominciato anche a spiarmi? Non ne ho bisogno, volevo soltanto andare in camera mia. Allora prego, non voglio trattenerti. È molto strano che tu ultimamente chiuda a chiave la porta. Forse qui c'è qualcuno di cui non mi posso più fidare. E che cosa nascondi all'interno di quella camera da doverla chiudere a chiave? Forse quel tè che hai portato su prima? Annabel, presto perderai il tuo buon umore. Max testimonierà contro di te e dirà che l'hai usato come complice nell'attentato. Un tentato omicidio è una falsa testimonianza. Dovrebbero bastare a farti finire nel posto che ti spetta, cioè in prigione. Adesso cercherà di arrivare a lui? Sì, lo so. Dobbiamo trovargli subito un'altra sistemazione. È malato. Ti sembra capace di intendere e di volere. Hai detto che le cose con Nina si sistemeranno. Quindi è necessario tenerlo sotto chiave, perché altrimenti sequestra tutti voi o per proteggerlo da me. Sei davvero sicuro di non provare più niente per Nina? Sono sposato con Elsa e adesso donna che amo.